Grazie, Signore Gesù, alleluia, nel nome grazie, di Gesù Padre Cristo, amato. Signore. Alleluia, alleluia, alleluia. Di ringraziarti ogni momento Amen, per tutto alleluia. Ciò che fai nelle nostre vite. Gloria sia il tuo nome, Padre, Signore Gesù. Io ti chiedo, Padre, una alleluia, benedizione speciale, Padre, la unzione, Padre Santo. Alleluia, alleluia, Padre, alleluia, Padre, gloria, 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 Santo Signore Gesù, Santo, Santo, degno il tuo nome, amen, alleluia, amen, amen, alleluia, gloria sia il tuo nome, Signore Gesù, amen, alleluia, sì, Signore Santo, Gesù, che non te glorifica, alleluia, mentre tu e i tuoi pensieri, Signore Santo, tu sei un Dio buono, amen, alleluia. Lo che tu vuoi, Padre Santo, Signore, che ognuna di noi possiamo ricevere. Amen, alleluia, volta. Sì, conosci, Signore Santo, Padre, alleluia. Santo, cuore. Gloria sia al tuo nome. Ogni situazione nostra, Padre Santo. Alleluia, Signore. Alleluia, alleluia. Le sorelle che ascolteranno. Amen, alleluia. Sera, Padre Santo, alleluia, Signore. Sì, Signore grazie, Santo, Padre alleluia, Santo, Santo. Per questi momenti, nel Padre, nome che di Gesù Cristo, Padre Signore Santo, Gesù. Come chiesa, come sorelle, per edificarci, Padre Santo, Signore, alleluia. Grazie, grazie Padre, Signore, per alleluia. La nostra vita, Padre Amen, Santo. Amen, alleluia, Signore, alleluia. Ogni sorella, Padre Santo, per ogni famiglia, per la vita del nostro pastore. Amen, alleluia, Gesù. Della tua presenza. Grazie, Signore, alleluia. Per la vita della sorella alleluia. Maria. Amen, Santo, amen, Signore. Alleluia. Grazie, Padre Santo. Portali, grazie, Signore, amen. Gesù. Padre Santo, così come tu l'hai portato. Amen, Signore, amen. Tu li, Padre Santo, tutti i problemi, Padre Santo, amen, alleluia, tutti gli ostacoli, Padre Santo, Signore, metti i tuoi angeli, prepara tu, Padre Santo, tutti i mezzi di trasporto, Padre, che li porteranno, Signore, fino qua a Torino, Padre, alleluia, Santo, alleluia, alleluia. Grazie, Padre, per tutto ciò che amen, farai alleluia. In questo momento, questa notte, Padre Santo. Amen, alleluia, grazie alleluia. Nel nome di Gesù. Amen, amen, amen. Amen. Pace di Cristo, sorelle, che Dio vi benedica. Amen. Una buona serata nel Signore. Oggi è 19 novembre del 2019. Siamo qui riunite nel nome del nostro Signore Gesù Cristo a Brandizzo, presso la nostra casa, Casa Longopuca. Con me ci sono delle sorelle speciali che questa sera hanno potuto trovare questo tempo per stare insieme. Vi ringrazio di essere venute, soprattutto vi ringrazio di essere venute, soprattutto per condividere la parola del Signore. E c'è con me la nostra sorella Pina. A me, la nostra pace di Cristo. A me, la sorella Giannette, pace di Cristo. E la sorella Alessia, pace di Cristo. Amen. Vi veramente preghiamo perché non è potuto venire questa sera. Sappiamo che siete in ascolto, che il Signore vi continua a benedire, e chi per un motivo, chi per un altro, però veramente preghiamo che si possa avere quel tempo anche di riascoltare questa puntata e di ricevere quella parola che il Signore ha preparato per noi oggi. E per chi non l'abbia ascoltato, anche quella della settimana scorsa, abbiamo avuto a mezzi poco la nostra sorella Maria, che salutiamo nell'amore del Signore. E il tema era la volontà del Signore. Abbiamo parlato di come è importante seguire la volontà del Signore. Vi dico il titolo: la volontà di Dio, sì. E seguiremo questa sera nello stesso tema, nello stesso filo, in quanto il Signore mi aveva dato dei versi da poter approfondire questo argomento. Tante volte non necessariamente il tempo che stiamo insieme magari non è abbastanza magari per condividere tutti i punti, oppure non esaurire al 100% il tema. Poi ognuno di noi deve riuscire a scrutare il tema, e il Signore mi diceva: perché non continuare in questo tema e ampliandolo e vedendo veramente cosa dice la sua parola, che cos'è la volontà del Signore. Ed è profondo, e penso che ancora non si finirà questa sera. E i versi che la sorella Maria aveva toccato martedì scorso si trovano in Matteo capitolo 7 dal verso 21, che dice così, sorella Pina.
Non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Amen. Lo stesso anche in Matteo 12,50. Poiché chiunque avrà fatto la volontà del Padre mio che è nei cieli, mi è fratello e sorella e madre. Amen. Questi furono i versi che abbiamo toccato principalmente, che la nostra sorella ci esponeva in quanto ci ricordava e ci metteva comunque a conoscenza che non vuol dire che siamo attivi, siamo con degli incarichi, no? Lavorando nel regno di Dio, lavorando nella sua opera, saremo sicuri, no? Di entrare nel regno di Dio, o che stiamo facendo la sua volontà. E quindi tante volte possiamo dire: come Signore, io facevo quello, facevo l'altro, ma quel giorno il Signore dirà: hai tu seguito, hai tu fatto, hai tu adempiuto quello che è stato la mia richiesta, perché alla fine la volontà del Signore è un qualcosa di speciale, una richiesta speciale che ha per noi le nostre vite, e sappiamo che è perfetta, è buona e accettevole, come dice la sua parola. E questa sera toccheremo altri versi sempre inerente a questo tema, come dicevo prima, e possiamo vedere veramente come già il salmista nei salmi che scriveva, che i salmi alla fine sono delle preghiere elevate al Signore, come poteva ricercare e chiedere al Signore affinché il Signore potesse mostrargli la sua volontà. Vediamo prima i salmi, sorella Pina, 33:11. La volontà del Signore sussiste per sempre, i disegni del suo cuore durano d'età in età. Quindi vediamo che la volontà di Dio non è una cosa permanente, non è una cosa breve e non è una cosa che è decisa come tempo, ma la sua parola dice dura in eterno, età in età. Amen. Ancora. Dio mio, desidero fare la tua volontà. La tua legge è dentro il mio cuore. Amen. Questo è Salmi, capitolo 40, verso 8. Un desiderio, una preghiera che dopo andiamo a vedere. Pregare affinché il Signore possa mostrarci la sua volontà, non rimanere solo un desiderio, perché tra il desiderio e l'azione, tra il desiderio e adempiere la sua volontà, c'è ben altro. Io posso desiderare di fare la sua volontà, ma non è detto che, no? Che posso farla o adempierla. Salmi 143:10. Insegnami a fare la tua volontà, poiché tu sei il mio Dio. Il tuo spirito benevolo mi guidi in terra piana. Amen. Insegnami a fare la tua volontà. Non sappiamo farla, cioè nel senso non sempre la facciamo, non sempre come dice lui, no? Nel senso, perché se non facciamo quello che dice lui, stiamo adempiendo la nostra volontà e non quella del Signore. Dire Signore, insegnami, è veramente, cioè, è la cosa più bella che possa sussistere, quando anche possiamo, mi giungeva in mente, anche quando un bambino chiede alla mamma, al papà, il perché, un qualcosa, di conoscere, no? E in quel momento ti sta dicendo, insegnami, voglio sapere, no? Voglio imparare. E la stessa cosa anche noi, Signore, insegnami la tua volontà, ponendolo sempre nelle nostre preghiere, accettandola per come è. Amen. Quindi quello è molto importante e molto difficile tante volte. E vediamo come il punto 1, un altro verso dice così: il Signore, eccolo qua, si trova in Giovanni 9:31. Dice così: si sa che Dio non esaudisce i peccatori, ma se uno è pio e fa la volontà di Dio, egli lo esaudisce. Amen. Quindi il Signore esaudisce chi fa la sua volontà. Perché non dovrebbe esaudire una nostra preghiera? Ovviamente conforme alla sua volontà. Io mi sono trovata, quando abbiamo finito la riunione martedì, condividevo a ritornare a casa con una sorella e gli dicevo: sorella, parlando del tema, no? Ancora condividevamo e riflettavamo sul tema parlato, e gli dicevo: sorella, io ho imparato una cosa, ho imparato che quando c'è un compleanno, c'è un qualcosa, no? E tutti possono dire che il Signore ti dia ciò che il tuo cuore desidera, no? Io ho imparato a dire
il Signore ti possa dare tutto quello che il tuo cuore desidera conforme alla sua volontà, perché noi sappiamo che il nostro cuore desidera desideri carnali, nel senso siamo egoisti, il nostro cuore, lo dice la parola, è malvagio, nel senso non e quindi tra virgolette l'augurio, no? La benedizione più bella e più importante che possiamo dare a una persona è quella di dire è quella di dire sì, il Signore ti esaudisca, però che sia conforme alla sua volontà. Magari tu hai un qualcosa che vuoi, ma magari la sua volontà ti va oltre a quello che tu vuoi, no? Perché magari noi possiamo mettere limite, magari il Signore ha di più per te, oppure magari tante volte pensiamo, no? Solo a noi stessi, o perché magari vogliamo una bella casa grande, vogliamo la macchina, vogliamo questo. Sono desideri carnali, ci possono stare, il Signore se vuole li può adempere, però quello potrà raggiungere e raggiungere dopo, come dice la sua parola, dopo che cerchiamo prima il suo regno, cerchiamo prima le sue cose e tutte quelle altre cose saranno sopraggiunte. Quindi una benedizione così bella, dire sì sorella, per te quello che conforma alla volontà, tutte le benedizioni, tutto quello che vuoi conforma alla sua volontà, perché puoi avere di più rispetto a quello che, no, che noi ci poniamo, non conformandoci però alle cose di questo mondo, a quello che richiede il mondo. Vediamo in Romani capitolo 12 versetto 2 dice così: non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà. Amen. Quindi quei desideri, quello che possiamo avere può essere conforme alla sua volontà, non conformandoci a questo mondo, alle passioni di questo mondo, ma avendo quel rinnovamento della mente che la parola di Dio ci parla, vedendo e accettando questa perfetta volontà del Signore, che tante volte in alcuni tasti io pensavo, no? Il Signore può permettere delle cose nella nostra vita, anche non piacendoci, no? E quindi quando la parola dice che la sua volontà è buona, è perfetta, è accettevole, io non posso fare altro che dire: Signore, sono qua, se mi affido a te completamente, so che sono nelle mani sicure, altrimenti o credi o non credi, non possiamo, no? Credere a metà. E quindi che bello poterla vedere e dire: insegnami, no? Insegnami la tua volontà, perché so che è perfetta, buona e accettevole, non conformandoci alle passioni e ai desideri di questo mondo, ma a quella che è la sua volontà. E leggiamo ancora in numero 3, Efesini, capitolo 5, versetto 17, dice così: perciò non agite con leggerezza, ma cercate di ben capire quale sia la volontà del Signore. Amen. Quindi la parola di Dio ci chiama a capire quale sia la sua volontà, essere perfettamente nella sua volontà. E che bello poter poi capire, di dire: ok Signore, sono sotto la tua volontà e sto bene così. Può arrivare pure il finimondo, come si dice nel mondo, però se io capisco che sono nella tua volontà, quale pace più, no? E qualcosa potrei desiderare di più. Quando poi invece rendersi conto che siamo totalmente magari deviati, lì magari non oso immaginare, no? Come potrebbe essere la nostra vita, pensando al bivio, no? Nel senso, se non sono sotto la tua volontà, sono perché c'è anche la volontà del nemico. In un verso che oggi leggevo, non l'ho segnato, però dice: la volontà del diavolo, c'è anche la volontà del diavolo. Quindi teoricamente, se non sono sotto la tua volontà, sono sotto alla volontà di questo mondo. Amen. Ok, leggiamo ancora Ebrei 10:36. Infatti avete bisogno di costanza, affinché, fatta la volontà di Dio, otteniate quello che vi è stato promesso. Amen. Quindi la parola di Dio dice che bisogna avere quella costanza, quella perseveranza, affinché possiamo fare questa volontà e poi ricevere quello che ci è stato promesso, perché sappiamo che la parola del Signore è piena di promesse per noi, no? Se ci prodighiamo ad avere e a sussistere nella costanza, il Signore ci dice: tu sii costante, fai, no? Sei sotto la mia volontà
E poi non ti preoccupare che riceverai quello che promesso, perché tante volte vogliamo subito arrivare allo step di ricevere le promesse, e non fare quello che il cammino, il processo, il passo che il Signore ci dice di fare. Ebrei 13:21. Perché vi renda perfetti in ogni bene, affinché facciate la sua volontà e operi in voi ciò che è gradito davanti a Lui, per mezzo di Gesù Cristo. A Lui sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Amen. Questo verso inizia: il nostro Signore Gesù vi renda perfetti in ogni bene, affinché facciate la sua volontà. Quindi ricevendo e arrivando alla sua perfezione in ogni bene, in ogni cosa, affinché facciamo la sua volontà. Quindi prodigandoci alla perfezione, mirare a Lui, no? A perfezionarci nel cammino, nelle sue vie. Ancora leggiamo alcuni esempi che sono dei punti che fanno parte della sua volontà, che la parola di Dio ci dice esplicitamente: questa è la volontà del Signore. Tante volte possiamo dire ho questo problema, ho altro, una situazione, una circostanza. Sappiamo che la parola del Signore è un manuale per la nostra vita, per la vita di un credente, per chi crede in Lui. E quando abbiamo un problema, una circostanza, perché non scrutarla e vedere quello che Lui ha come risposta per noi? Dice così nel verso 1 Pietro 2,15: perché questa è la volontà di Dio, che facendo il bene turiate la bocca all'ignoranza degli uomini stolti. Ok, adesso andiamo a vedere alcuni esempi, no? di quello che può far parte della volontà di Dio. Il primo punto dice: facendo il bene affinché turiate la bocca degli uomini stolti, dell'ignoranza, ok? Quindi facendo il bene, abbiamo detto anche l'altra volta che chi può far bene, dice la parola di Dio, e non lo fa, è peccato. Facciamo il bene. La volontà di Dio cos'è? Fare il male, fare questo? No, la volontà del Signore è che, oppure cambiare, contraccambiare quello che riceviamo, no? Male per male, no? Occhio per occhio, dente per dente. No, la parola di Dio dice: fate il bene, procacciate il bene, facendo il bene. Questa è la volontà di Dio, c'è scritto. Amen. Questa è la volontà di Dio. È un punto che fa parte della grandissima volontà del Signore. Facciamo il bene affinché gli uomini stolti si turino, si tappino questa bocca, e sia sempre per la gloria del Signore. Ancora vediamo un altro punto, sempre in 1 Pietro 3,17. Infatti è meglio che soffriate per aver fatto il bene, se tale è la volontà di Dio, che per aver fatto il male. Amen. Quindi la sua parola dice: è bene che soffrite per aver fatto il bene, piuttosto che fate il male. Però aver fatto il bene sappiamo che rientra nella sua volontà. Quindi cosa vogliamo fare? Vogliamo fare la sua volontà, quindi fare il bene, procacciarci in questo, oppure ricambiare quello che riceviamo? Perché tante volte riceviamo da questo mondo, non penso, cose belle, o no? E quindi questo è quello che mi faceva riflettere. Sono dei punti, sono dei piccoli punti che rientrano nel fare la volontà del Signore. Posso fare questo che può gradire il Signore, come diceva il verso, è gradito a Dio. Amen. Quindi arrivando a quello, procacciando a quello, vediamo in Efesini 6:6 cosa dice: non servendo per essere visti, come per piacere agli uomini, ma come servi di Cristo. Fate la volontà di Dio di buon animo. Amen. Quindi fare quel bene non per essere visti, no? È tutto un collegamento. Non per essere visti, no? Agli occhi degli uomini, che uno ha fatto un qualcosa di buono, ha fatto un qualcosa. No, ma far attuare, comprendere la sua volontà, fare quel gesto, fare quel sentire, attuare, compiere, però farlo con buon animo, facendo la volontà di Dio con buon animo. Che brutto poter fare un qualcosa che il Signore ci chiede, no? A malincuore o frustrato, sì, dire, e tante volte, no? Però la parola di Dio dice: fate questo di buon animo, no? Siate allegri, gioiosi. Buon animo è questo, no? Farlo con gioia. Ancora abbiamo un esempio di Epafra, versetto Colossesi 4:12. Vediamo: Epafra, che è dei vostri ed è servo di Cristo Gesù, vi saluta. Egli lotta sempre per voi nelle sue preghiere, perché stiate saldi come uomini compiuti,
completamente disposti a fare la volontà di Dio. Amen. Ebrafa combatteva in preghiera, pregava affinché questi uomini potessero essere saldi e soprattutto essere disposti a fare completamente la sua volontà. No, che bello poter pregare, no, gli uni con gli altri, pregare già a volte per i nostri mariti, no? Dichiarando saldi e dichiarando soprattutto che siano disposti a fare la volontà del Signore, che abbiano gli occhi, no, nel Signore ogni giorno. Non è facile, io mi rendo conto che non è facile. No? Pregare affinché abbiano passione, saldi, integrità, tutto quello che può far parte, però quel completamente essere disposti a fare la volontà del Signore vuol dire tutto e per tutto, no? Farlo veramente per Dio. Quindi Ebrafa, come Ebrafa, anche noi pregando per uomini compiuti, completamente disposti a fare la sua volontà. Ancora vediamo versetto 1 Tessalonicesi 4:3. Perché questa è la volontà di Dio, che vi santifichiate, che vi asteniate dalla fornicazione. Amen. Questo ancora continua, non solo dice astenete dalla fornicazione, eccetera, eccetera, però sempre è un punto che il Signore ci mostra: santificatevi, astenetevi, santi, separazioni dal peccato. Siamo in questo mondo, separiamoci, santifichiamoci. Quindi anche il santificarsi fa parte della volontà di Dio. Quindi stiamo vedendo, facendo il bene, santificarsi, con buon animo, pregando per questo, affinché possiamo essere completamente disposti a fare la sua volontà. Che bello poter pregare anche, non solo anche per i mariti, però sorella per sorella, no? A dichiarare, a dire: Signore, completa quella, no? Completa la sorella Gianetti, che sei disposta a fare la tua volontà, rendila salda, integra, no? E poter pregare l'une per le altre. E ancora leggiamo il versetto 12. Eccolo qua, in ogni cosa, no, questo era prima Tessalonicesi 5:18. Vai. In ogni cosa rendete grazie, perché questa è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Quindi ancora vediamo un altro punto: in ogni cosa rendete grazie, avere un cuore grato a Dio per quello che abbiamo, per quello che non abbiamo, perché questa è la volontà di Dio. Quindi se Dio vuole così e Lui ci dice che così siamo sotto la sua volontà, possiamo essere, ripetiamo, possiamo fare il bene, santificarci, pregare, pregare per essere colmi e ripieni di completezza, per adempiere la perfetta volontà del Signore. Abbiamo detto fare il bene, di buon animo, ancora essere grati. Amen. Quindi fa parte anche della sua volontà. Vediamo, leggiamo in Ebrei 10:7, dice così: allora ho detto, ecco, vengo, nel rotolo del libro è scritto di me, per fare, oh Dio, la tua volontà. Quando ci prostiamo davanti a Dio e preghiamo, Signore, eccomi, no? Voglio fare la tua volontà, però non voglio essere ripetitiva, però nel suo piano, nel perfetto piano che Lui ha creato per noi, se diciamo questo, noi dobbiamo essere disposti a farlo. Disposti, avere un cuore disposto, un cuore perfetto, umile, arrivando alla perfezione, come dicevamo prima. Amen. E ancora, non dedicandoci, come dice questo verso che andremo a leggere, come abbiamo detto prima, non alle passioni degli uomini di questo mondo, ma praticandoci ad arrivare alla volontà di Dio. 1 Pietro 4:2. Per consacrare il tempo che gli resta da vivere nella carne, non più alle passioni degli uomini, ma alla volontà di Dio. Amen. Quindi il tempo che ci resta da vivere su questa terra, non dedichiamolo a quei desideri, a quelle passioni che possiamo avere, perché come abbiamo detto prima, tutto in più, tutto quello che il Signore ci vuole dare per il nostro bene ce lo darà, ma al primo posto deve essere la ricerca, scusate, la ricerca del suo regno, la ricerca della sua volontà.
Amen. Ancora vediamo l'ultimo verso che dice così, 1 Giovanni 2,17. E il mondo passa con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Amen. Chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. E vogliamo prodigarci, no? Di restare, di rimanere sotto la sua volontà, e non facendo parte di chi dice Signore, Signore, perché magari abbiamo fatto pensando di aver fatto, ma non l'abbiamo fatto solo perché pensavamo di avere un incarico, o pensavamo perché avevamo l'incarico di qualcosa. Io sono salva, sono sotto la sua volontà, sono attiva. Figuriamoci, dicevamo l'altra volta, quelli che non sono attivi. Amen. Quindi vogliamo ripetere: la volontà del Signore è la parola di Dio, la volontà di Dio è la parola del Signore. Insegnami, Signore, a fare la tua volontà. Il Signore esaudisce chi fa la sua volontà, che è perfetta, buona e accettevole. Amen. Abbiamo bisogno di costanza anche per arrivare alla perfezione in Lui, per stare sotto la sua volontà. Dopodiché abbiamo visto alcuni punti di esempio di volontà di Dio: fare il bene, santificarsi, essere grati e fare tutto questo con buon animo, consacrandoci, santificandoci non alle passioni umane del mondo, ai nostri desideri carnali, eccetera, eccetera, ma conforme alla sua volontà. Quindi questo era un piccolo riepilogo, condividerò con voi un piccolo schema che ho potuto fare, e lo invieremo, così ognuno di voi può avere questi punti con i versi di riferimento e possiamo, perché no, ampliarlo, ogni sorella che possa sentire un tema, cioè ampliare questo tema, magari l'ha colpito un punto piuttosto che l'altro, e focalizzarci veramente in questo. E io volevo dire alla sorella Ginette se avevo qualcosa da condividere, in quanto so che è una testimonianza inerente a questo, di questo tema che la sorella Maria mi aveva chiesto di farti condividere con tutte noi, e niente, ti passo la parola e siamo pronte ad ascoltare questa testimonianza. Amen, sorella. Amen, baci di Cristo, sorelle. E come parla il Signore? Quando la sorella Maria ha parlato di questo tema il martedì scorso, e dico, guarda com'è il Signore di buono, che conferma, no, la parola che parla un servo del Signore, o una serva. E io da un bel po', un giorno leggendo un salmo, credo che era, non sé, di più, un salmo 119, e ho visto che diceva, insegnami a fare la tua volontà. E allora ho iniziato, mi ha colpito quello, allora dico, si dice, insegnami, no, a pregare. Dico, anche il Signore dice la sua parola che deve insegnarci a fare la, non è che la volontà di Dio è così, no? che sappiamo già tutto. O sea, io pensavo, no, perché a volte possiamo pensare che tu sei battezzato, abbiamo lo Spirito Santo, e quella è la volontà del Signore, è parte della sua volontà, perché lo dice nella parola, è tutta la sua parola e la sua volontà. Però io so che tanti non capivamo questo. Per quello le dicevo, Signore, insegnami a fare la tua volontà. E dopo un po', prima che parli la sorella Maria, una sorella mi ha mandato un messaggio, carino, no? De un salmo, un altro salmo, che credo era il salmo 144, credo, dove dice, insegnami, Signore, insegnami a fare la tua volontà. Mi ha mandato così. E le ho detto, wow, sorella, sai che questo è quello che io le sto chiedendo in preghiera al Signore, che mi insegni a fare la sua volontà. Sì, 143. Sì,
me l'ha mandato un messaggino. E quello mi ha impattato quando ha parlato la sorella Maria. Che bello che sei, Signore. Allora tu vuoi insegnarci, mm-hmm. no? E adesso che hai approfondito, sorella, praticamente con tutti gli esempi, perché uno dice: come faccio la volontà di Dio? Vero? Che è una domanda. Mm-hmm. Insegnami a fare, Signore, la volontà. E qui tutta la volontà di Dio, no? Tutta la parola è la sua volontà. Però come faccio, Signore, la sua volontà? Mm-hmm. E allora, adesso che il Signore, no, con tutti questi versetti, ci ha dato tanti esempi di come, di quello che il Signore vuole di noi. E, no? Consacrazione, fare il bene, un'altra, prima cercare il suo regno. Amen. Che mm-hmm. penso che è chiuso tutto, no? La prima cosa è cercare il suo regno, che lì è tutto un, come si dice, rinchiuso tutto, un pacchetto completo di tutti questi versetti, che dove santificarsi, consacrarci, fare il bene, pregare l'uno per gli altri. Allora, io so che tanti, quando tu non approfondisci queste, no? O legge per lei, dici: come faccio la tua volontà, Signore? E qua il Signore ci spiega nella parola, che è un manuale, come dicevi prima, cosa dobbiamo fare. Però tante volte noi pensiamo, perché devo fare la volontà di Dio, se ho un incarico in chiesa. Mm-hmm. Se no, non sto facendo la volontà. E non è vero, perché tante certo. volte puoi avere tanti incarichi in chiesa e poi non stare, star facendo la volontà di Dio, perché mm-hmm. un versetto che adesso mi ha colpito, che dice che facciamo tutto di buon animo. Mm-hmm. E quante volte abbiamo fatto le cose, no? Senza un cuore integro, senza, no? Si può leggere, sorella? Non servendo per essere visti, ecco. come per piacere agli uomini, ma come servi di Cristo, fate la volontà di Dio di buon animo. Efesini 6. Quello mi ha impattato proprio. Quando io sono iniziata, no, ho iniziato nel cammino del Signore, era in un'altra congregazione che non conoscevo la verità. E mi ricordo che una ragazzina mi ha detto, perché facevano la lista di chi le toccava fare la pulizia. Mm-hmm. Ah. E è toccato a me. E allora io quando tu inizi, ho detto, e mi tocca a me, è pulire il bagno, però così con disprezzo. Guarda che questa ragazzina mi ha detto: sorella, sai che è un, come si dice, un privilegio pulire il bagno della chiesa. E io mi sono sentita così male, mm-hmm. perché io, quante volte abbiamo ci incaricano qualcosa e abbiamo un disprezzo. Questa è parte di fare la volontà di Dio. Mm-hmm. E quella volta mi ricordo, mi ha segnato quello, ho detto: Signore, perdonami, aiutami a fare le cose, come diceva lì, di buon animo. Mm-hmm. No? Perché io lo prendevo, a volte prendiamo le cose come senza dargli importanza. Sì. Superficie, con leggerezza. Con leggerezza. E questo. Allora era quello che volevo condividere, sorelle, come dice la parola, dobbiamo prodigarci, no? Uh-huh. A fare la volontà di Dio. Nelle nostre preghiere dobbiamo dirle: Signore, insegnami a fare la volontà tua, come dobbiamo dirle: insegnami a pregare. Amen. E adesso io le dico: Signore, insegnami a pregare, però anche insegnami a fare la tua volontà. Perché
uno dice sì, vado in chiesa, faccio questo, faccio l'altra, e uno pensa che quella è la volontà di Dio, però il nostro cuore solo Dio lo conosce. Pace di Cristo, sorella, una buona Amen. Serata. Amen, grazie sorella Giannetta per condividere. Pensavo come anche al modello, no, di preghiera che il Signore ci ha rilasciato, mm-hmm. Quando dice Signore sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra, e il Signore che guida ogni cosa, la sua volontà come viene fatta nel cielo così sia fatta sulla terra tramite di noi suoi figli scelti, privilegiati appunto, per poter adempiere quella che sia la volontà, per poter essere usati strumenti per arrivare alle persone che non lo conoscono ancora. In preghiera che il Signore ricormi della perfetta, profonda conoscenza della sua volontà, con sapienza e intelligenza. Non so se la sorella Alessia vuole, me l'ha colpito qualcosa, vuole aggiungere qualcosa. Amen, pace di Cristo a tutte. Già da martedì scorso, riflettendo appunto su questo argomento così profondo, perché penso che ancora non si sia sviluppato tutto. Molte volte, parlo personalmente, mi sono ritrovata anche in preghiera, no? A chiedere al Signore in alcune situazioni che accadono nella vita anche quotidiana, no? Signore, sia fatta la tua volontà, no? In qualche decisione o non so, in qualsiasi cosa che fa parte della nostra vita, qualsiasi cosa, ma a volte, molte volte noi chiedendo questo pensiamo a ciò che vuole il nostro cuore, no? E quando poi arriva il momento in cui il Signore risponde, no? Che il Signore dice ecco, questa è stata fatta, no? La mia volontà è stata fatta, l'accettiamo. E molte volte, io sono sincera, ho avuto difficoltà, ad esempio quando è mancata mia nonna, no? Faccio un esempio, cioè è stato difficile, no? Però io nella mia preghiera ho chiesto Signore, sia fatta la tua volontà con questa donna, veramente è tutto nelle tue mani, quindi se il Signore ha permesso questo, la sua volontà è stata fatta, quindi perché dovrei io continuare a dire ma era la sua volontà, dubitare di questo, no? E penso che non sempre è facile accettare la sua volontà, però se veramente è quello che noi chiediamo, no? Perché non dover farlo? È difficile come capire questa cosa, però finché uno non si trova in alcune situazioni, no? Dove veramente noi non possiamo fare assolutamente niente, se non attraverso il Signore, no? Il Signore è attraverso di noi, per precisare. Possiamo farla la volontà del Signore, ma è il nostro cuore che deve accettare, di seguire, no? Questa cosa. Non che il nostro cuore dice, ah Signore, domani... si è fatta la tua volontà durante la mia giornata e poi magari ci capita qualcosa di brutto e diciamo ma qua che succede? Dove sei, sì. Dov'è la volontà di Dio? ma magari il Signore per noi ha preparato quello e quindi il nostro cuore deve solo accettare ciò che il Signore veramente ha fatto. Amen. E a volte non è facile, però se veramente noi amiamo il Signore e chiediamo di insegnarci la volontà e chiediamo al Signore veramente di aiutarci, il nostro cuore dovrebbe essere pronto a tutto, no? Non è facile non è... la carne, no? Esatto. Ma certo. E quindi se veramente noi amiamo il Signore, dobbiamo solo metterci nelle sue mani e accettare qualsiasi cosa Lui prepara per noi, perché il domani per noi non è una certezza. Amen. E quindi già solo il fatto di svegliarci domani mattina è grazie alla volontà del Signore. Amen. Così. E niente, solo questo volevo condividere. Amen. Pace Amen. Di Cristo. Amen. Grazie Cristo. Sorella Alessia, e veramente quello che pensavo è dire no, pensavo e dicevo, cioè riflettevo e dicevo Signore facciamo caso che
nella tua volontà faccia parte, no, di perdere un figlio, di, no, di un qualcosa, cioè io non sì, sono pensieri che magari, no, sì, ho un qualcosa di brutto, può succedere una malattia, un qualcosa, e dico non, cioè, siamo pronti veramente, no, perché a volte magari nel quotidiano ci possono succedere cose brutte o spiacevoli, eccetera eccetera, però magari possono essere sempre ancora un po' leggere, no, nel senso. Però quando andiamo proprio nel profondo di un qualcosa proprio che ci tocca, che allora lì veramente c'è da pensare, c'è da riflettere e dire: Signore, veramente, anche quando tu puoi permettere qualcosa per noi nelle nostre vite, tienici pronte. Mm-hmm. Tienici pronte a prendere quella cosa poi con pace, con serenità, e non con rabbia, che poi magari ci si può versare verso il Signore con rabbia, con, no, con un cuore duro, eccetera eccetera. Però era solo un pensiero finale che volevo concludere con questo, e preghiamo che sia potuto essere di benedizione ancora. E preghiamo l'una per le altre affinché possiamo arrivare a questo. Io sono convinta e sono certa, perché la parola di Dio è veritiera, è efficace. E possiamo arrivare a quella perfezione che il Signore ci richiede, prodigandoci ad essere complete, per essere predisposte ed essere disposte a fare la sua volontà. Amen. Amen. Che Dio vi benedica, vi salutiamo nella pace del Signore. Amen. Una buona notte, e salutiamo a tutte le sorelle, dalla più lontana alla più vicina, che ci sta ascoltando e che ascolterà, e non vediamo l'ora di vederci tutti insieme. Amen. Pregando che riusciremo a fare una serata che stiamo tutti insieme. Amen. Amen. Una vera sorellanza, e prepariamoci perché arriverà, un bel tempo arriverà. Sta arrivando. Amen. Amen. Che Dio vi benedica. E concludiamo con una preghiera. Amen. Amen. Grazie Signore Gesù, Signore ti ringraziamo, Signore. Amen. Per come sì, tu sei stato qui in mezzo a noi, Signore, perché se non ci fossi tu, Signore, in vano, Signore Santo, saremmo stato qui, Signore. Sì, Signore. Grazie sì. Per ogni cosa, grazie per ogni parola, Signore, sì, grazie Padre per ogni Santo. Sentire, Signore. Grazie, Signore Santo, per la parola che tu hai potuto mettere nei nostri cuori, Signore. Continua a guardarci, Signore, continua a proteggerci, Signore, e soprattutto, Signore, a renderci complete, Signore sì, Santo, sì, per sì. Arrivare a quel perfezionamento in te, Signore. Amen. Adesso essere sì, disposte, Signore Gesù. Santo, a fare completamente la tua volontà, Signore, veramente ogni giorno, Signore Santo, con passione, tenacia, aiutaci, Signore, con Padre, sacrificio, aiutaci, Signore, Signore, con integrità, Signore, veramente rendici saldi, Signore, in te. Alleluia. Signore, benedisci ogni mia sorella, Signore, che ha ascoltato questo sì, momento Gesù. Insieme, che non è potuta essere qui presente, sì, Signore, accompagnaci, Signore, accompagna le sorelle alle loro case, Amen. Signore, veglia sulla tua Gesù. Chiesa questa Amen. Notte, Signore, sì, e domani, Signore, sappiamo che non è una promessa, Signore, Amen. Ma se tu ce lo darai, Amen. Signore, saremo gioiosi di glorificare Amen. Il tuo nome, sì, Signore. Alleluia. Grazie, sì, Signore. Grazie. Guardaci, Signore, proteggici, Signore, Amen. Nel grazie, nome di grazie, Gesù Cristo, benedetto in eterno. Amen. Amen. Grazie, Amen. Pace di Cristo, sorelle, che Dio vi benedica. Pace di Amen. Cristo. Amen. Amen.